a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un'altra recensione di un film che esce questa settimana, che è Cyrano. Film diretto da Joe Wright, ovviamente tratto dalla popolare nota commedia teatrale di Edmund Rostand, e ha come protagonista, non dico unico, ma direi assoluto, Peter Dinklage, ovvero il nano di Game of Thrones e, aggiungo, uno dei pochi attori veramente con la maiuscola di quella serie TV. E il film è tutto su di lui, e Joe Wright punta assolutamente su di lui, e infatti il risultato è un discreto film che è un misto tra dramma, un po' di pizzico di commedia, essendo tratto da una commedia teatrale, e musical. Sì, perché il film ha anche l'elemento di musical, quindi ci sono canti, ci sono balli che mescolano un po' il classico dal contemporaneo, e le musiche ovviamente sono dei momenti cardine del film. La storia è una storia nota, la storia di Cyrano de Bergerac, che si innamora di Roxane. Lui è un uomo colto, un grande poeta, un grande scrittore, un grande ammagliatore con la parola, ma nella sua vita non è mai riuscito a dichiarare il suo amore per Roxane, e quindi vive la sua vita con questo cruccio. Ma succede una cosa, che Roxane si innamora di Christian, un soldato fisicamente molto bello, di bella presenza, ma totalmente in grado di non in grado di esprimere parole poetiche, parole gentili, manifestare il proprio amore, il proprio sentimento. Insomma, uno che con la dialettica non va tanto d'accordo, anzi è, direi, molto limitato. Però cosa succede? Che Cyrano lo aiuterà per conquistare il cuore di Roxane. E qua mi fermo, perché direi che è una storia molto nota, molto romantica, poetica, una storia che a me è sempre piaciuto, in qualunque forma venga trasportato, pardon, e adattato. E quello che fa Joe Wright, essendo lui un regista inglese intelligente, capace anche di gestire personaggi in generale, personaggi femminili, in grado di muovere anche molto bene, abbastanza in maniera teatrale, tutti i suoi attori, che ha l'unico neo di aver fatto nel 2015 Pan, ma glielo perdono, perché poi ha fatto l'ora, ad esempio, l'ora più buia, ha fatto Espiazioni, ha fatto Orgoglio e Pregiudizio. Insomma, di film rischiosi ne ha fatti e ne è uscito vincitore, e anche in questo ne esce vincitore, per un film che secondo me è un discreto film, che ha qua e là qualche punto debole. Per esempio, le musiche sono un paio di brani, soprattutto uno sul finale, quando Cyrano e Christian sono al fronte a combattere, è bellissimo. Ce n'è anche un altro sul finale, però le altre musiche, i balletti, sono musica d'accompagnamento, non è una musica travolgente, per capirci, come succede in Moulin Rouge. Non siamo a quei livelli. È una musica e di brani che loro lo fanno senza emozionare in maniera travolgente e conquistare completamente il pubblico. Però il pubblico, secondo me, viene conquistato dall'interpretazione, appunto, di Peter Dinklage nei panni di Cyrano, come preferite chiamarlo. Ecco, lui è perfetto, è proprio perfetto dall'inizio alla fine. Infatti il film è tutto su di lui, e funziona e regala in circa 2 ore un film assolutamente piacevole, che racconta bene una storia d'amore, soprattutto un cruccio, una
incapacità, che è una contraddizione in Cyrano, ovvero lui è bravissimo ad ammagliare il pubblico, è bravissimo con la penna, è bravissimo con la poesia, ma quando deve dichiararsi proprio quello che prova per Roxanne, si blocca totalmente. Il finale, che non vi voglio dire, nel caso non sappiate la storia di Cyrano o Cyrano, è stupendo. Il finale è stupendo, e quindi ne viene fuori un film che ha qua e là degli alti e bassi, ma che Joe Wright utilizza anche a pieno un budget che secondo me non è altissimo, anzi, è abbastanza limitato, e anche nelle difficoltà di appunto scenografiche, lui compensa con una regia molto dinamica, molto fluida, con dei bellissimi piani sequenza, e soprattutto sfrutta molto bene la location Sicilia, perché gran parte del film è girato in Sicilia e la bellezza della Sicilia si vede tutta nel film. A un certo punto c'è un'inquadratura che mi ha proprio colpito, quando ti arriva qualcosa che non ti aspetti, c'è Christian e Cyrano che si stanno parlando, no, perdone, c'è Cyrano e Roxanne che si stanno parlando sotto un porticato in controluce, e sullo sfondo si vede il Duomo di Noto, di una bellezza, di un'eleganza, quell'inquadratura che mi ha proprio colpita, ma ce ne sono tante altre. E comunque l'elemento scenografico della Sicilia viene sfruttato bene, si percepisce bene l'atmosfera ottocentesca, anche quella dei riferimenti alla situazione politica del periodo, ma poi si va dritti nella storia che si fa seguire, che appunto l'elemento musical, che è un elemento che in realtà a me piace molto. In generale i musical mi piacciono, ancora nella mente West Side Story, che secondo me è un capolavoro, quello di Spielberg. È un elemento diverso per raccontare. Qua viene utilizzato, direi, in maniera piacevole, ripeto, non è esaltante. Qualche coreografia di qualche balletto, secondo me, non funziona benissimo, ma nel complesso è sicuramente un film che si fa vedere, un film assolutamente piacevole, che, ripeto, esce nei cinema italiani il 3 di marzo. Per questa recensione è tutto, ciao a tutti, alla prossima!